Buon caffè. Dove sei? Qua. Io non ci sento bene. Ho un problema all'orecchio destro. Sento meno bene che con il sinistro. E soprattutto pare che senta meno bene alcune frequenze rispetto ad altre. Questo mi mette a volte in una situazione molto imbarazzante, perché non sento le cose che dicono le persone. O cerco di stare alla loro destra in modo tale da avere l'orecchio buono rivolto verso di loro. Ma capita, soprattutto in famiglia, devo dire, lo faccio con molto affetto, che non si creda a questa disabilità. Cioè, sembra che sia un po' una scusa, qualche volta potrebbe anche essere vero, lo diciamo così con molta franchezza, per non ascoltare, per isolarsi, per non cogliere. Mentre invece, più delle volte, è proprio un problema. Ma perché ho tirato fuori questo tema, questo argomento così forse intimo e personale? Perché quando ti dicono, ecco, non vuoi sentire, non vuoi ascoltare, mentre invece non hai sentito, ti senti proprio umiliato. È proprio un'umiliazione molto forte, da due punti di vista. Il primo, che questa tua minuscola, d'accordo, disabilità, in qualche modo ti viene sbattuta addosso come una colpa, come se fosse realmente colpa tua. E secondo, che non vieni creduto. No, cioè non puoi non aver sentito, è semplicemente che non vuoi sentire e quindi non mi stai dando retta. Il tuo vero problema è non volermi dar retta. Ecco, sono piccole cose, non sono quei traumi che ti segnano per la vita, ma quello che volevo dirvi in questo caffè è semplicemente questo. Quante volte capita anche a noi di dire delle frasi agli altri che senza volerlo in realtà offendono molto, perché hanno un significato che va al di là della frase stessa. Per esempio, non ti credo, non mi fido di te, quello che stai dicendo è falso, stai mentendo. Siamo sicuri che vogliamo dire agli altri che mentono? Oppure non mi interessa della tua disabilità, non mi interessa della tua difficoltà, non mi interessa il tuo problema, non sai usare il computer, non sai fare questa cosa, impossibile. Sei tu che sei un imbecille e non vuoi applicarti. Forse non ce ne rendiamo conto, ma il messaggio che trasmettiamo è questo. È veramente questo che vogliamo dire agli altri? Io sono il primo che devo fare molta attenzione. Buongiorno e buon caffè.